Nuove opinioni è presentato da Now I know you're amazing, 'cause all I need. Con le sue emozionanti e suggestive terrazze sul mare, con i suoi ambienti esclusivi, accoglienti ed eleganti, il Baia d'Ulisse saprà rendere indimenticabili i vostri eventi. Il Baia d'Ulisse Wellness Spa Luxury Hotel è ad Agrigento. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Via Lacco Ameno, San Leone. Da oltre un decennio, Omnia Congress gestisce con successo il settore dell'organizzazione congressuale in ambito medico-sanitario. La cura per i dettagli, la gestione del cliente, le strategie di marketing, dell'immagine, distinguono Omnia Congress per capacità di resa, obiettivi e traguardi. Non a caso è ormai leader del mercato congressuale, con all'attivo oltre 1000 eventi a rilievo regionale e nazionale. Molti sfidano l'impossibile. Noi iniziamo a lavorare solo dopo averlo superato. Ditta Computering. Vendita ed assistenza computer e notebook. Distribuzione ed assistenza software per commercianti, consulenti del lavoro, servizi telematici per l'avvocatura, formazione e gestione magazzino, medici convenzionati, sicurezza informatica. La Ditta Computering, inoltre, è distributore e centro assistenza dei software per la gestione del processo civile telematico. Ditta Computering, via Mazzini 122, Agrigento. Telefono 0922 40 27 97. Piano Gatta, un luogo di pace e quiete a pochi chilometri dalla città. Sono Salvatore Danna, amministratore unico della Europa Costruzioni, che ha assunto dal comune di Agrigento la concessione 25enne per la progettazione, la costruzione e la gestione del cimitero di Piano Gatta. Spazi ordinati e accoglienti, igiene e decoro, silenzio e raccoglimento. Aspettiamo a Piano Gatta per discutere, per conoscerci, per farvi visitare il cimitero. Piano Gatta, un luogo di preghiera e di meditazione, un'opera importante per la città e i cittadini. La mia università è la Niccolò Cusano. Università degli studi Niccolò Cusano Telematica. Polo didattico Agrigento. La tua università a portata di mouse. Tre sono i motivi fondamentali per iscriversi all'Unicusano. Il metodo di apprendimento nuovo e innovativo che dà la possibilità ai giovani di apprendere con slide, con conferenze in diretta dalla sede di Roma, ma soprattutto scaricando il materiale. La seconda, quello economico, perché si risparmia notevolmente, al posto di frequentare le università tradizionali si può frequentare da casa. E la terza, di frequentare ad Agrigento, avendo una segreteria a disposizione, e soprattutto gli esami che danno la possibilità di poterli svolgere nella sede di Agrigento di via Mazzini, una sede nuova, innovativa, che dà anche la possibilità ai giovani di venire a scaricare le materie e a frequentare le lezioni. Vi piace tutto questo? Allora scegliete fra tutte la facoltà che vi affascina di più. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze della formazione, psicologia, ingegneria. L'Unicusano è quindi un'università creata pensando alle esigenze degli studenti. La Unicusano rilascia titoli legalmente riconosciuti ai fini dei concorsi pubblici ed iscrizione agli albi professionali. Università degli studi Niccolò Cusano, Polo didattico Agrigento, in via Mazzini 82, telefono 0922 60 49 63. Carrozzeria Schembri, centro revisioni auto, motoape, quad, gestione pratiche assicurative, soccorso stradale, auto sostitutiva, ricarica aria condizionata e noleggio auto. Carrozzeria Schembri, strada statale 115, Real Monte, telefono 0922 81 63 48. Carrozzeria Schembri, affida la tua auto a mani sicure. Monte Napoleone. I migliori marchi della moda ad Agrigento, tutti da indossare. Al Viale della Vittoria ad Agrigento, Monte Napoleone.
www.sicilia24h.it, il nuovo quotidiano online. Sicilia24h.it, per comunicare insieme a voi. Salvatore Cuffaro è nato a Raffadali il 21 febbraio 1958, è sposato con Giacomo Chiarelli ed è padre di due figli. Nel 1982 si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Palermo, riportando la votazione di 110 e lode. Nel 1987 ha ottenuto la specializzazione in radiologia. Ancora studente, aderisce alla Democrazia Cristiana e già nel 1980 è stato eletto consigliere comunale a Raffadali. Nel 1991 diviene deputato del Collegio di Palermo dell'Assemblea regionale siciliana. Successivamente lascia il Partito Popolare Italiano seguendo Rocco Buttiglione e viene eletto nel 1996 deputato all'ARS, nella lista dei Cristiani Democratici Uniti. Scelto poi dai leader siciliani del centrodestra Gianfranco Miccichè e Guido Lo Porto come candidato presidente della coalizione di centrodestra nella prima elezione diretta del presidente del governo regionale, il 17 luglio del 2001 viene eletto con il 59% dei voti. Nelle elezioni europee del 2004 viene eletto come capolista dell'UDC nella circoscrizione Isole, rinunciando al seggio in favore del primo dei non eletti, Raffaele Lombardo. Nel 2005 è stato nominato vice segretario nazionale dell'UDC. È stato rieletto presidente della Regione Sicilia il 28 maggio del 2006 come candidato del centrodestra e del Movimento per le Autonomie, battendo Rita Borsellino del centrosinistra con il 53% dei consensi contro il 41,6% della sua avversaria. Il 9 aprile 2006 è stato eletto senatore della Repubblica come capolista dell'UDC nella circoscrizione Sicilia, dimettendosi il 24 luglio successivo vista l'incompatibilità con la carica di presidente della regione che ricopriva. Il 13 aprile del 2008 è stato rieletto senatore nella lista dell'UDC. Purtroppo i guai per l'ex governatore della Sicilia, mister 100.000 preferenze, Totò Vasavasa per tanti o Kiss Kiss per alcuni, iniziano presto. Durante la sua prima presidenza alla Regione Sicilia, Cuffaro è entrato, insieme ad altri, nel registro degli indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Per questi fatti è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio, mentre non è stata accolta l'accusa di concorso esterno. Nell'ottobre del 2007, il procuratore aggiunto del processo Cuffaro, Giuseppe Pignatone, ha chiesto 8 anni di reclusione per quanto riguarda i seguenti capi di imputazione: favoreggiamento a Cosa Nostra e rivelazione di segreto d'ufficio. Il 18 gennaio 2008 Cuffaro viene dichiarato colpevole di favoreggiamento semplice nel processo di primo grado per le talpe alla DDA di Palermo. La sentenza di primo grado condanna Cuffaro a 5 anni di reclusione, nonché all'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Il 24 gennaio 2008 l'Assemblea regionale siciliana respinge la mozione di sfiducia, 53 voti contro 32, presentata dal centro-sinistra, che vuole fuori il presidente Cuffaro. Nonostante il voto di fiducia del Parlamento siciliano, l'ex presidente si dimette dopo 2 giorni. La condanna all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, però, non gli impedisce di sedere in Parlamento come senatore nelle file dell'UDC. Il 23 gennaio 2010, la Corte d'Appello di Palermo condanna Cuffaro a 7 anni di reclusione per favoreggiamento aggravato nel processo Talpe alla DDA. Il 22 gennaio 2011, la Corte di Cassazione conferma, in via definitiva, la condanna a 7 anni di reclusione inflittagli l'anno prima dalla Corte d'Appello di Palermo, nonostante la richiesta di eliminazione dell'aggravante mafiosa da parte del procuratore generale. Il giorno stesso, Cuffaro si costituisce e viene rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia. Oggi
l'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, parla ai microfoni di Lelio Castaldo di tutto quello che ha stravolto la sua vita, con uno sguardo attento e critico sulla vita politica attuale, non risparmiando di certo sulle parole. È una nuova puntata di Opinioni, buonasera, bentrovati. Ci troviamo all'interno del carcere romano di Rebibbia e l'ospite di questa puntata è l'ex presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro. Buonasera presidente, io buonasera. Continuo a chiamarti presidente perché sei stato comunque il presidente della regione siciliana. Per quanti anni? 7 anni e qualche mese. 7 anni e qualche mese. L'ultima volta che intervistai Salvatore Cuffaro è stata quella famosa intervista dove ad un certo punto io e l'intervistato, per realizzare uno spot, abbiamo messo una coppola tipicamente siciliana. Tutti ricorderete, io e Salvatore Cuffaro in particolar modo, cosa si scatenò dopo la messa in onda di quello spot. Lo ricorderai perfettamente, presidente? Sì, lo ricordo perfettamente. Abbiamo fatto uno spot in cui raccontavamo anche la famosa barzelletta dei siciliani che volevano risolvere i problemi della Sicilia scegliendo di portare la Sicilia a diventare una nuova stella degli Stati Uniti d'America, e per far questo
bisognava in qualche modo scatenare una guerra e farci occupare dagli americani. E però, dopo che decisero questa, di fare questo, a uno dei due siciliani venne un dubbio che espresse all'altro, dicendo: eh sì, certo, se vincono gli americani diventiamo una stella. E poi, pensandoci un minuto, disse: minchia, compare, se vince la Sicilia. Esatto. Era uno spot per ridere, non so perché l'abbiano presa alcuni illustri giornalisti molto male, ma credo che sia una barzelletta come tante altre, che denotava una situazione difficile in cui versava la nostra terra, dove purtroppo continua ancora oggi a trovarsi. Però credo che una delle grandi responsabilità che abbiamo tutti è che non riusciamo più a sorridere e quindi a scherzare, che prendiamo persino lo scherzo come se fosse una cosa molto seria. Allora, questo è il vero problema. Esatto. Io non pensavo che davvero raccontare una barzelletta in TV potesse scatenare tutto questo putiferio, anche perché molti insulti, proprio insulti da colleghi giornalisti, li ho presi anch'io, proprio perché abbiamo raccontato una barzelletta. Molti si sono indignati, molti hanno gridato allo scandalo, molti, insomma. Ma lo scandalo per che cosa? È quello che ancora non abbiamo capito, almeno io non l'ho mai capito. Però vabbè, dai, comunque lasciamo stare. Abbiamo, credo, con questo spot che abbiamo fatto, smitizzato, perché di questo si tratta, perché va smitizzato il ruolo della mafia. Se c'è un grande errore che purtroppo si continua a fare, è di costruire intorno al mafioso e alla mafia un mito, e i miti sono purtroppo strumenti difficili da gestire, perché quando un mito cattivo, come in questo caso, viene presentato e offerto a persone che hanno cultura, che sono in condizione di capire quando faccia schifo la mafia, e allora si può costruire il mito per dire: disprezziamolo insieme. Ma quando questo mito viene offerto a tanta gente, purtroppo in Sicilia ce n'è tanta, che certamente non vivono condizioni culturali adeguate, quel mito rischia di essere presentato come un modello da emulare. E allora tante persone, guardando quello che presentiamo di mito, come il mafioso che ha la Ferrari, gli occhiali, le donne, lo champagne, alla fine può dire: voglio fare anch'io come lui. Questa è una cosa pericolosa. E bisogna rifletterci. E se io ricordo una famosa dichiarazione del pentito Drago, killer della mafia, aveva ucciso oltre 50 persone, al processo Andreotti, quando il giudice gli chiedeva perché avesse scelto di fare il mafioso, gli disse: ma io ero nudgium bastato cunnendi, che tradotto, anche se non c'è bisogno per i siciliani tradurlo, significa: ero niente mischiato con nessuno, niente. Mischiato con niente. Cioè, quando cominciava a ammazzare gente e diventare mafioso, tutti mi cominciarono a salutare e a riverire. Ecco, questo è il problema. La mafia va schifiata, non va mitizzata. Noi abbiamo tentato di dire che la mafia era uno schifo e che andava guardata sotto questo punto di vista, però non ci siamo riusciti. I giustizialisti, anche della carta stampata, purtroppo esistono sempre. A proposito di mafia, era un argomento che volevo trattare più avanti, però ne approfitto perché già hai dato una serie di colpi ben assestati. Come che Totò Cuffaro, presidente della regione, ha combattuto la mafia? Beh, la mafia è un fenomeno complesso e difficile, innanzitutto istituzionalmente. Istituzionalmente abbiamo fatto parecchie cose, io le ho voluto mettere insieme in un libro, che è I miei tanti no alla mafia, però evidentemente se sono in carcere per aver favorito la mafia non sono stato creduto, non sono stato credibile, mi assumo le mie responsabilità. Beh, innanzitutto abbiamo fatto nel campo degli appalti, che è lo snodo dove si annidano la criminalità e soprattutto quella mafiosa in Sicilia,
tutta una serie di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, con la polizia, con i carabinieri, con la guardia di finanza. Sono stato l'unico presidente della regione in Italia ancora adesso a spogliarsi della possibilità di gestire gli appalti, che in politica credo non abbiano bisogno di non c'è bisogno di spiegare che cosa vuol dire gestire gli appalti, e li ho affidati alle cosiddette stazioni appaltanti, alle quali avevo mandato, perché le presiedessero le commissioni, magistrati, prefetti, questori, comandanti dell'arma, e quindi scegliendo volontariamente di tenere lontana dalla politica la gestione degli appalti dove c'erano gli interessi della mafia. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative di educazione alla legalità dentro le scuole, il famoso progetto che abbiamo chiamato Carlo Alberto della Chiesa. In quasi tutte le scuole di Sicilia abbiamo portato la voce della legalità, la voce di che cosa e di quanto fosse importante educare i giovani, i bambini a uno spirito e una cultura di legalità, che non è una cosa banale. Perché la nostra gente, tutta la gente, ma in Sicilia particolarmente, c'è bisogno di educare a un senso civico di legalità. Io credo che la vera lotta alla mafia non è possibile affidarla soltanto alle forze dell'ordine e alla magistratura, che fanno il loro ruolo, hanno fatto bene negli ultimi anni, stanno continuando a fare bene, ma questo da solo non basta. Se noi ci limitassimo a pensare che la lotta alla mafia va fatta dai magistrati e dalla forza dell'ordine, credo che non facessimo il nostro dovere per intero. Poi ci sono almeno altri due settori di lotta alla mafia che vanno potenziati. Uno di questi è l'educazione alla legalità. I cittadini vanno educati, gli va spiegato che persino lo spirito dell'illegalità è una cosa che non va bene. Illegale non è soltanto chi ruba, o chi va a delinquere o chi fa il mafioso. L'illegalità è anche il sopruso, l'illegalità è non avere a cuore le sorti della cosa pubblica, non rispettarla. Anche questo aiuta a far crescere la legalità. E poi un altro settore che è soprattutto di competenza della politica, ma che credo sia indispensabile, è l'occupazione e lo sviluppo. Non si può chiedere a un padre che ha dei figli, io vivo questo dramma soprattutto, ho vissuto prima da uomo dell'istituzione, ma lo vivo soprattutto qui in carcere, raccolgo le esperienze di tanti detenuti che adesso, di miei compagni detenuti che adesso vivono con me, quando mi spiegano che molti di loro sono stati costretti a delinquere perché messi davanti alla scelta di procurarsi da vivere e non potevano farlo, purtroppo per loro, perché non riuscivano a trovare un lavoro onesto che andando a delinquere. Ecco, io credo che la politica, le istituzioni, la società tutta debba concentrarsi su questo primo e importantissimo aspetto di lotta alla criminalità, quella di creare le occupazioni di lavoro, cioè i cittadini, perfetto, le persone devono avere una possibilità di scegliere se poter vivere onestamente e far vivere la loro famiglia portando a casa uno stipendio e dando loro da mangiare, oppure di andare a delinquere. Solo allora potremo dire che se vanno a delinquere sbagliano, ma sino a quando non gli daremo questa possibilità, io credo che qualsiasi giudizio, seppur di condanna nei confronti di queste persone, vada in qualche modo affrontato con una certa differenza da chi invece sceglie volontariamente di delinquere non avendone bisogno. Ecco, questa è la cultura della legalità e la lotta alla mafia. Ho finanziato tante strutture che abbiamo chiamato presidi della legalità, caserme dei carabinieri, commissariati di polizia, la scuola della polizia in Sicilia, è stata una mia idea con l'allora ministro Pisano e con l'allora capo della polizia De Gennaro e Manganelli, il nuovo comando che ho visto hanno organizzato, la nuova struttura della DIA a Palermo che è stata inaugurata qualche giorno fa, è stata una mia volontà, sono stato io a dare i locali alla DIA. Anche ad Agrigento, Favara, Palma Montechiaro, ha finanziato parecchie strutture. Questo e tante altre cose, però evidentemente l'avere fatto qualche errore, perché qualche errore certamente ho fatto, è stato dal punto di vista della scelta giudiziaria più forte delle tante altre cose che credo in qualche modo abbiano dimostrato la mia volontà di combattere la mafia. Torneremo a parlare di legalità, di antimafia, di grandi appalti.
in Sicilia, perché lì davvero, giustamente come diceva il Presidente, si annida il vero male. Con uno stratega della politica, lasciamelo dire. Ex, casomai. Un ex, ma comunque che è quotidianamente aggiornato, perché ringraziando Dio, insomma, la vita del detenuto non è proprio poi così. Beh, dentro la cella la televisione è sempre accesa. Ecco, la televisione dovendo stare accesa. Dentro una cella per almeno 20 ore al giorno, 22 ore al giorno. Sei quasi. La televisione è una delle cose che ci aiuta ad affrontare il tempo, certo, e a tenerci, certo, informati. Matteo Renzi, se mi posso permettere, che si autoproclama, dando uno spintone al buon Enrico Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è in questo momento questo fenomeno Renzi, anche se, e come avrai sentito sicuramente meglio di me, già comincia a scricchiolare qualcosa e dire che si è insediato appena 10 giorni fa. Matteo Renzi. Ma io credo che il buon Dante, se dovesse esprimersi con le sue parole oggi, direbbe: il modo ancora mi offende, nel senso che non è stato un bel modo quello in cui è stato fatto fuori Presidente del Consiglio. Parlo di Enrico Letta, che devo dire onestamente ha fatto quando era nelle sue possibilità, sì, e forse anche di più di quello che era nelle sue possibilità. Non aveva fatto male il Presidente del Consiglio, stava lavorando in una situazione difficile. E avendo, perdonami il Presidente, sin dal primo giorno del suo insediamento questa spada di Damocle è pronto, cioè lui praticamente stava per morire subito dopo essere nato. Ogni giorno c'era, sì, c'era, non è facile. Ha lavorato in condizioni difficilissime e devo dire ha lavorato bene. Credo che abbia dato un buon segnale anche fuori dall'Italia, era abbastanza stimato, almeno questo mi è dato da capire dalle tante cose che ho potuto vedere nelle visioni. Per cui l'essere stato rassicurato 48 ore prima e essere stato mandato a casa dalla stessa persona che l'aveva rassicurato, cioè Renzi, 48 ore dopo, diciamo, infatti, in modo ancora ci offende tutti, perché non credo che sia una cosa giusta. Però fa parte del gioco della politica, lì credo abbia ragione. Perdonami, Presidente, della nuova politica. Della nuova politica. In passato queste cose erano utopie. Adesso proverò a spiegare anche la differenza con quello che sarebbe successo nel passato. Lì ha ragione Civati, sarebbe stato molto più onesto da parte di Renzi se avesse detto subito, una volta eletto: io voglio fare il Presidente del Consiglio, siccome ho vinto io ci vado. Credo, esatto, sarebbe stato giusto, ma no, non è successo questo. Però questo offre oggi la politica, ha avuto il consenso dentro il suo partito, consenso devo dire abbastanza diffuso. Io non riesco a star dentro la testa di tanti dirigenti che amano il loro partito, parlo dei vecchi dirigenti del Partito Comunista che poi sono diventati DS, che poi sono diventati Ulivo, che adesso sono PDS. Stendo a capire come potranno stare a guardare davanti a loro il Presidente del Consiglio e il loro segretario di partito che si chiama Matteo Renzi e tenere dietro le loro spalle, dietro la loro scrivania, il quadro di Enrico Berlinguer. Mi viene difficile, però vorrei dire, non, è la loro storia. Qualcuno direbbe si rivolta nella tomba. È la loro storia. Credo che questo dibattito, che forse il PD non ha saputo tirar fuori al momento opportuno, adesso verrà fuori. Renzi sta tentando di fare una cosa che nella vita politica del nostro paese del dopoguerra due altre persone tentarono di fare. E per due volte queste persone che tentarono di farlo pagarono un prezzo altissimo. Cioè, sto parlando di un Matteo Renzi che pensa di poter fare il Presidente del Consiglio e il segretario del suo partito, che è il più grande partito ora, come lo era prima la Democrazia Cristiana, insieme e contemporaneamente. Tentò la prima volta di fare il Presidente del Consiglio e il segretario del partito Amintore Fanfani, che era segretario della Democrazia Cristiana dei migliori tempi. Penso di fare il Presidente del Consiglio e dopo qualche mese
la Democrazia Cristiana all'interno fece la famosa notte di Santa Dorotea e mandò a casa Fanfani da segretario e da presidente del Consiglio. Quindi esperienza, e credo che Fanfani, a meno per un mio giudizio, dalla la statura politica di Fanfani, c'è una sostanziale differenza. La statura fisica forse un po' più bassa, esatto. Ma come statura politica probabilmente fosse un po' più alta. Dopo di Fanfani ci tentò Ciriaco De Mita, anche lui padrone assoluto della Democrazia Cristiana nel suo tempo, pensò di fare il presidente del Consiglio mentre era segretario del partito, e fu la fine di De Mita e della Democrazia Cristiana, esatto. Perché da allora cominciò, esatto, lo sfascio. Adesso Renzi ci tenta, io dubito che possa essere un'esperienza che possa durare molto, però vedremo nei prossimi giorni, è ancora troppo presto. Io non credo di essere in condizione di dare consigli a Renzi, perché è sicuramente molto più bravo di me, e poi è giusto che io non dia consigli. Io credo, però, se posso esprimere un giudizio sereno, non di polemica, ma da sereno, se fossi al posto suo ci metterei molta più umiltà e molto meno spocchia, perché credo che se c'è una cosa che la politica italiana e gli italiani guardano con grande attenzione è proprio questo eccesso di spocchia, però vuol dire, fa parte del personaggio, e va bene. Io, per dirla come Bertolt Brecht, sto seduto da questa parte, nel mio posto, anche perché tutti gli altri posti sono già occupati, quelli buoni. Benissimo. Rimaniamo in tema nazionale, così chiudiamo questo argomento. C'è il nostro conterraneo Angelino Alfano, che si è staccato da Berlusconi ma non si è allontanato. Molti, soprattutto i quotidiani filo berlusconiani, continuano insistentemente a chiamare Alfano il traditore. Alfano è una persona che tu conosci bene, Presidente. Sì, è una persona che conosco bene. Cos'è successo? È una persona che conosco bene e che stimo, che sta svolgendo un ruolo certamente non facile, però un ruolo che in questo momento credo sia importante, soprattutto in un momento difficile come quello che sta affrontando il nostro paese. Non credo si potesse o si possa immaginare di andare incontro a un'altra elezione senza legge elettorale, con una legge elettorale che non si capisce bene se si votasse domani quale dovrebbe essere dopo la sentenza della Corte Costituzionale, con un altro papocchio che hanno annunciato stamattina, che è quello di votare la legge solo per la Camera, perché tanto il Senato deve essere sciolto. Credo abolito, una confusione dietro l'altra. Beh, questa idea di fare la legge che valga solo per la Camera in qualche modo dà un minimo di respiro al governo, perché è chiaro che sino a quando non sarà cassato costituzionalmente, abolito il Senato, e nella migliore delle ipotesi, i commentatori stamattina parlavano di un anno di tempo, beh, sono ottimisti, io credo che ce ne voglia anche qualche mese in più. Questo vuol dire che per almeno per il prossimo anno e mezzo non si potrà andare a votare, questo probabilmente. Io credo che questo passaggio, nonostante sia stato fatto con l'accordo di Berlusconi, sia un punto da mettere a favore di Alfano, perché era la scelta che loro sin dall'inizio avevano in qualche modo pensato, di non votare subito. Sta facendo e sta portando avanti una partita che al paese serve. Probabilmente a lui non sarebbe convenuto rimanere dov'era, se vogliamo dirlo in termini di convenienza. Dov'era significa quindi di non staccarsi alla dipendenza. Dal punto di vista, sì? Dal punto di vista della convenienza forse avrebbe rischiato meno, e quindi se ha scelto di rischiare, se ha scelto di quindi fare, è una scelta coraggiosa. È una scelta sicuramente coraggiosa e che va in qualche modo apprezzata, e che sta dando un risultato a questo paese di aver avuto un governo con Letta, che io ritenevo un buon governo, e di averne adesso un altro che mi auguro che possa portare l'Italia fuori dalle secche. Ho visto stamattina lo spread per la prima volta, credo dopo 10 anni, a 182, che è un buon segnale. Sotto i 190, sì. È 182 stamattina, che è già un segnale importante. Ho visto i tassi che stanno... Speriamo bene.
Adesso io non vorrei farti incazzare. Ho perso questa. Non so se l'avevo prima, ma da in carcere non. Perché credo che non ce ne sia di bisogno. Voglio andare alle cose siciliane. Andiamo alle cose siciliane. Quindi, per uno che è stato presidente, io ricordo la tua intervista. Io credo che, dicevi, io credo che il sogno di ogni cittadino siciliano è quello di essere governatore della Sicilia. Ah, beh, certo. Questo è un sogno che tu hai realizzato. È la cosa più bella che possa succedere a un siciliano che faccia politica, è quella di governare la sua terra e farsi eleggere direttamente dai siciliani. Lo confermo. Molti sostengono che sei stato il presidente più amato. Beh, questa è una cosa che mi farebbe molto piacere se così fosse. Non lo so se è così, però... Se così fosse, è una cosa che ancora adesso mi mette i brividi, che confesso mi emoziona e forse anche mi commuove, perché l'essere voluto bene ancora adesso, dopo una condanna passata in giudicato per aver favorito la mafia, perché questa è, non entro nel merito della sentenza, e dopo 3 anni e 3 mesi di galera, se c'è ancora qualcuno che mi vuole bene, credo che qualcuno ci sia dalle numerose lettere che ricevo, è una cosa che onestamente mi emoziona, mi commuove. Voglio dire, con grande onestà, mi aiuta a sopportare questo tempo di carcere difficile. Diciamo che la famiglia, gli amici, l'amore delle persone, l'amore per la mia terra, non riesce... anzi, tutto questo riesce a farmi vedere ancora il cielo nonostante la polvere di questo tempo incagliato del carcere tende di nascondermelo. Beh, tutto questo è più forte di questa polvere del carcere. Quante lettere ricevi ogni giorno? Beh, parecchie, credo, ieri credo 63-64, però l'altro in un ieri, solo giorno? L'altro ieri 80. Ma cosa ti... Il tempo ovviamente, perdona, non è una battuta, lo trovi per leggerle tutte. Beh, le leggo. Cioè, cosa dice, cosa ti dice ancora oggi? Ne ricevo moltissime anche da Agrigento. Da Agrigento, beh, questo è importante. Cosa ti dice? L'altro ieri, per esempio, mi ha scritto, non so se posso dirlo, Rosalinda Casese. Ah, bene. Per dire, ne sto dicendo uno di Agrigento, ho ricevuto ieri e l'altro ieri la lettera di Peppe Gramaglia, Giovanni Civiltà, di tanti altri. Adesso mi dispiace perché probabilmente ne ho detti alcuni e avrò dimenticato, ma sono moltissimi, anche se non ho detto il nome ne ho detto 3 per ringraziare tutti gli altri. Ti dicevo che non volevamo farti arrabbiare poco fa, Crocetta sta lavorando molto bene per la Sicilia. Ma Crocetta a modo suo sta lavorando. Nelle interviste non c'è stato tenero, nelle interviste che hai rilasciato. No, ho tentato di dire, se c'è un pregio che i detenuti hanno è quello che possono dire quello che pensano, perché adesso non hanno più il problema di dover giustificare o di dover temere nel dire le cose che pensano. Io ho semplicemente detto, non volevo fare polemica, non so se poi è venuta fuori una polemica sotto questo punto di vista, quello che penso. Penso che Crocetta è stato eletto per governare la Sicilia e che io credo che per governare bisogna operare e non annunciare. Ho anche detto, spero che lo prenda come un consiglio, che i primi 6 mesi si può annunciare perché è una sorta di luna di miele. Sono disponibili ad ascoltarti e a dirti adesso li farà. Certo. Però se i primi 6 mesi li hanno detti, i secondi 6 mesi ha continuato a dire, il terzo 6 mesi sta continuando ancora a dire, beh, ho capito, poi i problemi verranno a galla, i nodi vengono al pettine. Io credo che in Sicilia di nodi negli ultimi anni non se ne siano sciolti, anzi se ne siano messi degli altri. Ho avuto... perché ne sono convinto, modo di dire che nel campo della lotta alla corruzione, alla criminalità e alla mafia, Crocetta è certamente uno che sta facendo bene, e però questo da solo non basta, certo. Questo è una parte importante del rappresentante. Occorre anche amministrare una terra, un'intera regione. Rappresentante dei siciliani, certo. Non si può fermare a questo, certo. Qua la Sicilia ha bisogno di essere governata, ha bisogno...
Ho visto ieri che hanno votato per esempio l'emendamento sulle aree metropolitane. Crocetta prima aveva detto di no, adesso dice sì, l'ho voluto, ma credo che l'abbia scelto perché aveva capito che comunque sarebbe andato in minoranza. Hanno abolito le province annunciandole un anno fa e dopo un anno e due mesi sono ancora lì. Hanno fatto capire che l'abolizione delle province sarebbe stata la panacea e la soluzione dei problemi totale, del bilancio. Io non credo che si risparmia granché, si risparmierà talmente poco che nessuno si accorgerà che sono state abolite le province. Poi non le stanno abolendo perché adesso ho capito che fanno dei liberi consorzi adesso in cui ci saranno degli assessori. Vedo parecchia confusione, non è un modo di governare, i fondi comunitari sono lì, a stento stanno cominciando ad aggredirli nel senso buono della parola. Sì, certo. Ma perché Crocetta è stato eletto con questo grande consenso, al di là dell'appoggio politico, gente è stanca. Io mi permetterei, con l'affetto che ti voglio, di contestare la tua affermazione quando dici di questo grande consenso. Crocetta ha preso esattamente un terzo dei voti con cui sono stato eletto io. No, il paragone con Cuffaro non esiste. Parlavo di grande consenso in quanto era un semi sconosciuto, sostanzialmente era stato il sindaco sì di una città difficile, sì, come Gela. È chiaro che poi viene sbonito se facciamo il confronto con Toto Cuffaro. Lo dicevamo poco fa, è stato presidente più amato Cuffaro. No, ma non voglio parlare dell'amore. Allora, perché è stato eletto? Al di là del grande consenso. Partiamo da questo presupposto. È stato eletto in una competizione elettorale dove più del 50% dei siciliani ha scelto di non andare a votare. E questa è già una grande sconfitta, perché i siciliani non sono andati a votare per tanti motivi, probabilmente anche perché molti di questi hanno ritenuto di protestare, ma io sono convinto, lo dico con grande serenità, che molti di questi siciliani, di questo 50%, stiamo parlando di 1,5 milioni di siciliani, non sono andati a votare perché non si sono riconosciuti in nessuno dei candidati che era stato proposto a loro perché lo potessero votare. Questo è il vero tema, è inutile che ci prendiamo in giro. Certo. Poi magari di questi 1,5 milioni, 500,000 non sono andati a votare perché sono in qualche modo non credono più alla politica, e questo è un problema grave. Però è ancora più grave il problema dell'altro milione di siciliani che invece non sono andati a votare perché non si sono riconosciuti. E questo è un problema che va in qualche modo affrontato soprattutto da chi aveva il compito di selezionare i candidati perché potessero offrirsi ai siciliani. Parlo delle aggregazioni che non hanno avuto capacità di scegliere candidati che potessero essere riconosciuti dai siciliani. Ha preso di questo 50% i 700,000 voti, che sono un terzo non soltanto di quelli che ho preso io ma anche di quelli che ha preso Lombardo, per essere chiari, però è il presidente dei siciliani. Appunto. Oggi ha il dovere di governare, però occorre avvicinare la gente alla politica, perché non ne può più, presidente, tu lo sai, la gente, cioè, ormai basta, è arrivata, ci sono tantissime morti al giorno, cioè, occorre una persona carismatica per cercare di tentare di avvicinare la gente verso la politica. Crocetta ha questo carisma, secondo te? Ma Lombardo dopo di me e Crocetta dopo di Lombardo hanno scelto per rappresentare la Sicilia e per andare incontro al siciliano un metodo che è esattamente l'opposto di quello che avevo scelto io. Adesso non voglio dire che era giusto il mio ed è sbagliato quello di Lombardo e di Crocetta, però sono due metodi diversi. Il mio metodo era quello di portare un messaggio di speranza e di umanizzazione della politica, nel senso che chi sta nel palazzo e chi sta fuori dal palazzo sono due parti che si devono incontrare. Che si devono incontrare. Non so se contrapposte, ma due parti che si devono incontrare, che devono comunque dialogare, che devono capirsi, che non può esserci una parte che soverchia l'altra, né il palazzo che soverchia la gente che sta sotto, né tanto meno. E io ho tentato di rappresentare questa esigenza, in qualche modo interpretando una legge che mi aveva fatto eleggere direttamente dai siciliani. Ho aperto le porte del palazzo ai siciliani, li ho incontrati,
probabilmente facendo qualche errore, sicuramente facendo qualche errore, ma la mia porta non è mai rimasta chiusa, per la verità non chiusa, non è mai rimasta, non si è mai dato ad alcuno la possibilità di non oltrepassarla, perché la porta era sempre aperta, non voglio dire neanche chiusa. Mi sacrificavo moltissimo a parlare con tutti, ho dato questo segnale delle istituzioni che si avvicinano alla gente, di questa scelta di stare insieme, che è una scelta che arricchisce il palazzo, perché in qualche modo, lo chiamo palazzo per dire le istituzioni, perché raccoglie direttamente le istanze che vengono dalla gente, si rende conto di quello che la gente ti chiede e arricchisce la gente, perché capisce che avendo votato direttamente l'istituzione, l'istituzione in qualche modo è disponibile a tendere la mano. Ho in qualche modo dato segnale di messaggi di speranza, di partecipazione, e soprattutto mi sono messo in prima fila nel fare le cose perché gli altri, quando parlo degli altri parlo delle istituzioni regionali, della famosa burocrazia, facesse, perché chi stava sopra di loro, prima di loro, stava facendo. Io ho l'impressione, però ripeto, è soltanto una mia impressione, posso anche sbagliarmi, che il Lombardo dopo di me abbia chiuso le porte del palazzo, che abbia dato segnali alla burocrazia di fermarsi, perché lui si è fermato dicendo qui non si fa niente. D'altronde, quando non si fa niente non si sbaglia, perché diceva Alfieri, faceva dire uno dei protagonisti una bellissima tragedia, il Saul: sol chi fa può sbagliare, esatto. Chi non fa non sbaglia, esatto. Quindi ha fatto questa scelta, credo che avesse un rapporto con la gente certamente non di grande cordialità. Assolutamente, ma, insomma, no. Eppure, di questo ne parleremo dopo. Infatti ne parleremo dopo. Dopo Lombardo, anche Crocetta ha scelto questa strada, che è la scelta della condanna, dell'irritazione, della collera, perché io credo che uno strumento importante che utilizza moltissimo Crocetta è la collera, nel senso che ha sempre una collera pronta nei confronti di qualcuno che sbagliano. E se questa viene esercitata nei confronti di chi sbaglia dentro l'amministrazione perché è corrotto, perché contro la criminalità, è giustissima e va apprezzata. Ma se viene generalizzata nei confronti del sistema in generale, io credo che possa portare qualche rischio, nel senso che la gente dice: aspetta un minuto, allora io non faccio più niente, così, per quel che mi riguarda, è questo. Io credo che mentre io abbia utilizzato la carota, chiamiamola così, per dare in termini favolistici, dopo di me Lombardo e Crocetta abbiano scelto di utilizzare il bastone. E io credo che i siciliani, probabilmente è sbagliato che vengano governate con troppe carote come ho fatto io, e me ne assumo le mie responsabilità, però questo era il mio carattere. Ma è certamente sbagliatissimo governarli a colpi di bastone, perché non accettano, è storica la vicenda, certo, a partire dai Vespri siciliani, non viene accettato. Quindi Lombardo e Crocetta hanno preferito fare molto poco, quasi nulla, pur insomma ma così però come si governa, Presidente? Ho visto obiettivamente fare molto poco sino adesso. Presidente? È così, no, così purtroppo non solo non si governa, ma si rischia di peggiorare una situazione, perché faccio un esempio banale, che molti purtroppo non conoscono, e che poi invece finisce con l'essere, col diventare per la nostra Sicilia una sorta di boomerang. La nostra regione, che è una regione a statuto autonomo, ha tra le tante peculiarità una che è la più importante e la più rischiosa, che è quella che noi riscuotiamo parte delle nostre tasse, nel senso che se l'impresa lavora, paga le tasse e fa lavorare le persone. Se l'impresa non ha lavoro, non lavora e non paga le tasse. Le tasse che paga l'impresa le riscuote la regione siciliana, che mette nel suo bilancio e che devono servire a fare i servizi, a reinvestire, a fare infrastrutture. Se questo meccanismo del lavoro viene, come è successo negli ultimi anni, a diminuire notevolmente, tante imprese sono fallite, altre hanno scelto di chiudere,
altri ancora hanno scelto di andare a lavorare fuori dalla Sicilia, risultato che queste imprese, non producendo, non pagano le tasse, non è che non le pagano perché non le vogliono pagare, perché non hanno nulla da pagare perché non hanno fatturato. La Sicilia non riscuote e non ha i soldi per pagare i servizi. E questo è un problema gravissimo, non soltanto perché perdiamo occupazione, posti di lavoro, perché manca il lavoro, ma perché vengono a mancare nel bilancio della regione quelle risorse che servono e che sono essenziali per poter mandare avanti i nostri servizi. Perché mentre con i fondi comunitari noi li utilizziamo per fare gli investimenti, e però se non li facciamo perdiamo anche quelli, queste risorse, che sono quelle che vanno nel bilancio della regione perché sono fondi nostri, servono per pagare parte della sanità, il 50% della sanità, per pagare parte della scuola, per pagare, ecco, questo stanno venendo a mancare. Più tempo passa, meno produzione c'è in Sicilia, meno imprese lavorano, meno soldi si riscuotono, e più la macchina torna contro, il boomerang torna contro di noi. Sta succedendo questo. Io credo che ci sia bisogno di una sterzata per dare fiducia alle imprese e farle tornare a lavorare. Ci vediamo tra pochissimo. www.sicilia24h.it, il nuovo quotidiano online. Sicilia24h.it, per comunicare insieme a voi. The summer wind came blowing in. Monte Napoleone. From across the sea. I migliori marchi della moda ad Agrigento. Tutti da indossare. Touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Al Viale della Vittoria ad Agrigento, Monte Napoleone. And the summer wind. Like painted kites. Now I know you're amazing. 'Cause all I need. Con le sue emozionanti e suggestive terrazze sul mare, con i suoi ambienti esclusivi, accoglienti ed eleganti, il Baia d'Ulisse saprà rendere indimenticabili i vostri eventi. Il Baia d'Ulisse Wellness Spa Luxury Hotel è ad Agrigento. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Via Lacco Ameno, San Leone. Da oltre un decennio, Omnia Congress gestisce con successo il settore dell'organizzazione congressuale in ambito medico-sanitario. La cura per i dettagli, la gestione del cliente, le strategie di marketing, dell'immagine, distinguono Omnia Congress per capacità di resa, obiettivi e traguardi. Non a caso è ormai leader del mercato congressuale, con all'attivo oltre 1000 eventi a rilievo regionale e nazionale. Molti sfidano l'impossibile. Noi iniziamo a lavorare solo dopo averlo superato. Ditta Computering. Vendita ed assistenza computer e notebook. Distribuzione ed assistenza software per commercianti, consulenti del lavoro, servizi telematici per l'avvocatura, formazione e gestione magazzino, medici convenzionati, sicurezza informatica. La Ditta Computering, inoltre, è distributore e centro assistenza dei software per la gestione del processo civile telematico. Ditta Computering, via Mazzini 122, Agrigento. Telefono 0922 40 27 97. Piano Gatta, un luogo di pace e quiete a pochi chilometri dalla città. Sono Salvatore Danna, amministratore unico della Europa Costruzioni, che ha assunto dal comune di Agrigento la concessione 25enne per la progettazione, la costruzione e la gestione del cimitero di Piano Gatta. Spazi ordinati e accoglienti, igiene e decoro, silenzio e raccoglimento. Aspettiamo a Piano Gatta per discutere, per conoscerci, per farvi visitare il cimitero. Piano Gatta, un luogo di preghiera e di meditazione, un'opera importante per la città e i cittadini. La mia università è la Niccolò Cusano. Università degli studi Niccolò Cusano Telematica. Polo didattico Agrigento. La tua università a portata di mouse. Tre sono i motivi fondamentali per iscriversi all'Uni Cusano. Il metodo di apprendimento nuovo e innovativo che dà la possibilità ai giovani di apprendere con slide, con conferenze in diretta dalla sede di Roma, ma soprattutto scaricando il materiale.
La seconda, quello economico, perché si risparmia notevolmente, al posto di frequentare le università tradizionali si può frequentare da casa. E la terza, di frequentare ad Agrigento, avendo una segreteria a disposizione, e soprattutto gli esami che danno la possibilità di poterli svolgere nella sede di Agrigento di via Mazzini, una sede nuova, innovativa, che dà anche la possibilità ai giovani di venire a scaricare le materie e a frequentare le lezioni. Vi piace tutto questo? Allora scegliete fra tutte la facoltà che vi affascina di più. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze della formazione, psicologia, ingegneria. L'Unicusano è quindi un'università creata pensando alle esigenze degli studenti. La Unicusano rilascia titoli legalmente riconosciuti ai fini dei concorsi pubblici ed iscrizione agli albi professionali. Università degli Studi Niccolò Cusano, Polo Didattico Agrigento, in via Mazzini 82, telefono 0922 60 49 63. Carrozzeria Schembri, centro revisioni auto, motoape, quad, gestione pratiche assicurative, soccorso stradale, auto sostitutiva, ricarica aria condizionata e noleggio auto. Carrozzeria Schembri, strada statale 115, Real Monte, telefono 0922 81 63 48. Carrozzeria Schembri, affida la tua auto a mani sicure. E la seconda parte di opinioni, vi ricordo che stiamo chiacchierando con Salvatore Cuffaro, l'ex presidente della Regione Sicilia, attualmente a Re Bibbia. Prima di passare, presidente, a vedere da vicino un po' qual è la vita del carcere. Del carcere. Lo dico io perché capisco che per te è un dolore del carcere pensarmi dentro il carcere. Te lo leggo negli occhi che è un dolore, però lo dico io. Volevo chiudere un attimino la parentesi siciliana, voglio tornare agli ultimi governi, quindi a Lombardo e a Crogetta. Stanno facendo, si diceva poco fa, poco o nulla, meno rumore si fa meglio è, meno lavoro si fa meglio è forse per loro, ma la Sicilia langue, continua a morire, eccetera eccetera. Molto hanno puntato, almeno Crogetta, il governo Crogetta ha puntato sulla storia degli appalti, poco fa tu stesso ne hai ampiamente parlato, perché comunque anche quello è un modo, anzi no, anche quello forse uno dei principali modi per combattere la criminalità organizzata, perché dove vede soldi ovviamente i tentacoli. Questa lotta, parliamo l'ultima, quella che ha fatto Crogetta, dico, ha avuto risultati secondo te? Bisogna continuare a lottare con più energia, oppure non lo so, quali altri suggerimenti, ecco, possono uscire da questa stanza? Ma io credo che la lotta alla criminalità sia giusta, dicevo poco fa. Sotto questo punto di vista bene fa Crocetta a denunziare il marcio dove c'è, mai generalizzare, perché altrimenti, per tornare al vecchio proverbio, si rischia di buttare via l'acqua sporca con tutto il bambino, e questo sarebbe sbagliato. In Sicilia ci sono tanti imprenditori per bene, puliti, onesti, che rischiano ogni giorno sul fronte dei loro interessi dal punto di vista dei bilanci delle loro aziende, e rischiano anche dal punto di vista del loro essere presenti in questo mondo difficilissimo, nel senso che devono purtroppo far fronte non soltanto alle difficoltà della concorrenza delle imprese, ma anche alle difficoltà che gli pone la criminalità organizzata davanti. Parlare della Sicilia sarebbe troppo vasto, ma rimaniamo nel campo agrigentino. Ho visto questa polemica che secondo me certo non aiuta le imprese agrigentine, che già vivono un momento difficile e sono costretti a vivere in un contesto difficile, essere in qualche modo additati, responsabili di tutta una serie di cose. Questo credo che non può essere fatto generalizzando così. Entriamo nella fattispecie, parliamo di uno dei settori del quale parlo con grande serenità ed è una delle polemiche più aperte in questo minuto. Parliamo per esempio dello smaltimento dei rifiuti.
È un problema serio in Sicilia, io l'ho affrontato, so quanto sia complicato muoversi in quel campo, però che qualcuno si occupi di smaltire rifiuti è essenziale, altrimenti il rischio è che la nostra Sicilia venga travolta sommersa, dai rifiuti, certo, sommersa dai rifiuti. Certo. Non si può dire non si fanno i termovalorizzatori, non si capisce perché non si devono fare i termovalorizzatori. I termovalorizzatori sono in tutto il mondo, da New York a Oslo, dalla Finlandia alla Svezia, dalla Danimarca all'Austria. Addirittura in Austria il termovalorizzatore è situato in un parco giochi per bambini, per dire. Nelle civilissime regioni italiane, governate da sempre dalla sinistra, Emilia Romagna, Toscana, ci sono i termovalorizzatori. Io non riesco a capire perché in Sicilia i termovalorizzatori non debbano funzionare o perché bisogna additarli a tutti i costi come se fosse uno strumento, fossero strumenti dove la criminalità organizzata si debba annidare. Certo, c'è il rischio come in tutte le imprese, ma va combattuta, ma non credo che nel futuro potremo risolvere i problemi senza affidarci a delle imprese che assolvano questo. Ad Agrigento, per esempio, mi pare stucchevole questa polemica che c'è stata tra il governo e alcuni imprenditori. Parlo per esempio di uno quelli più attivi, che è Catanzaro, che sta svolgendo un ruolo che già nel passato ha aiutato la regione a superare gli ostacoli dello smaltimento dei rifiuti con le discariche. Io credo che questa gente vada aiutata, se ha dei problemi e se ci sono dei problemi va in qualche modo aiutata a risolverli, ma non può essere così genericamente additata, perché questo non va bene a nessuno e soprattutto non va bene alla Sicilia, certo. Perché il rischio, ripeto, che non si risolve il problema grave e poi diventa un problema, certo, di tutti. Tu hai puntato molto sull'energia alternativa, certo. Agrigento abbiamo un altro caso, ma a quanto pare ci sono dei problemi anche in questo senso. Diciamo subito una cosa seria, che adesso tutti fanno finta di dimenticare. L'Unione Europea e i governi italiani, a cominciare dal governo D'Alema, posero delle regole che tutte le regioni avremmo dovuto rispettare e che io ho tentato di far rispettare. Per esempio, una di queste regole era che la distribuzione dell'acqua andasse privatizzata. Adesso si torna indietro, ma c'era una legge, noi abbiamo dovuto affrontare questa legge per dare risposta, altrimenti l'Unione Europea non ci avrebbe dato le risorse per fare le opere. Noi in Sicilia abbiamo fatto delle opere con i soldi comunitari, parlo per esempio della condotta idrica che porta l'acqua da Gela ad Aragona, oppure quella che porta l'acqua dalla Favara di Burgio o lo stesso dissalatore. L'abbiamo potuto fare perché abbiamo utilizzato i fondi europei e perché ci siamo messi in regola con la normativa europea, che era anche quella di mettere la distribuzione dell'acqua in competizione anche col privato. Adesso si torna indietro, qualcuno dice che è stato fatto un errore, ma c'era una legge e andava rispettata, non so se era un errore. Stessa cosa sulle fonti alternative o pulite, perché l'Unione Europea li chiama addirittura energia pulita, che sono l'energia, una parte di queste sono l'energia eolica e l'energia fotovoltaica. Adesso una cosa è avere messo l'energia eolica e quella fotovoltaica in bocce dove non si sarebbe dovuta mettere, e questo probabilmente, se c'è stato, vanno in qualche modo additati i responsabili di questo, ma non si può dire che tutta l'energia eolica e tutta l'energia fotovoltaica sia stato o sia un errore, perché noi abbiamo il dovere di raggiungere una quota di energia pulita, adesso non ricordo più quant'è, credo il 9%, e che se non la raggiungiamo andiamo fuori dai parametri europei, quindi non possiamo criminalizzare chi ha scelto di occuparsi di energia eolica e di energia fotovoltaica. Se ci sono stati degli errori, se ci sono state delle collusioni, come la magistratura ha accertato ci sono state per esempio nel Trapanese, vadano perseguite quelle, ma non buttiamo via tutto quello che invece è necessario anche in Sicilia si debba fare. Io la penso così, sono stato uno tra quelli che ha trovato negli anni del mio governo un processo di energia alternativa avviato, e ho continuato a stare dentro questo percorso che prima di me altri avevano avviato, perché era giusto che si andasse avanti, soprattutto perché c'era una norma comunitaria da rispettare. Adesso vedo troppe chiacchiere, vedo troppa gente che continua ad additare o a dare responsabilità. Io ci andrei molto cauto, perché ci sono delle scelte di energia pulita che abbiamo fatto che vadano ancora rispettate. Ultima per tutte, per esempio
il rigassificatore di Porto Empedocle, che adesso gli altri gli hanno preso il merito. Ho visto grandi politici che prima hanno fatto il referendum perché non si facesse il rigassificatore a Porto Empedocle, che poi invece, quando io non sono stato più presidente, con un altro presidente che forse erano, che potevano essere più amico degli stessi, si sono riconvertiti al rigassificatore. Il rigassificatore è una scelta di energia pulita, perché arriva il metano e andava fatta. Certo, andava gestita, organizzata, evitato che potessero esserci collusioni, se non della criminalità organizzata, comunque collusioni che non devono esserci, però sono scelte che la politica ha il dovere di fare. La politica non può andare incontro ai desideri delle persone. La politica ha il dovere di risolvere i problemi. Benissimo. I problemi dei rifiuti si risolvono con le discariche, con i termovalorizzatori e con le imprese che si occupano delle discariche e dei termovalorizzatori. E queste imprese vanno protette, non vanno aggredite. Ma siete così cattivi questi presidenti, ex presidenti della regione? Cuffaro Lombardo recentemente ha ricevuto una condanna, una brutta condanna. Beh, la Sicilia non è una terra facile da governare. Adesso io non entro nel merito. Siamo sicuri, permettimi, Presidente, prego, prego. In questo momento Crocetta starà facendo gli scongiuri. Mi auguro che non abbia mai a succedere. Dico, dopo che non abbia a succedere mai più in Sicilia quello che purtroppo è successo a me e che almeno in questa prima fase sta succedendo a Lombardo. Intanto, l'ho detto prima della sentenza, lo ripeto adesso, io credo, non credo al fatto che il presidente Lombardo possa essere colluso con la mafia, non ci credo. Il presidente Lombardo può avere fatto tanti errori, per quel che mi riguarda, politici, nei miei confronti probabilmente ha fatto un errore che mi ha molto addolorato, che è quello di aver voluto rompere il rapporto di amicizia, io credo perché immaginasse di proteggersi, perché immaginava di proteggere se stesso rompendo un rapporto di amicizia con me, che ero stato condannato per aver favorito la mafia, però. Ma io non credo che lui possa avere delle responsabilità di collusione con la mafia. Potrà aver fatto tanti errori pure lui, e sono convinto e gli auguro di poter risolvere la sua vicenda nel proseguo del processo, perché il giorno in cui ho ricevuto la notizia ho sofferto intanto per una persona a cui ho voluto bene, e poi siccome io sono fatto male, continuo a voler bene comunque anche quando le persone probabilmente non meritano di essere voluto bene, il mio affetto nei confronti di Lombardo certo non quello di prima, ma è rimasto. Ho sofferto moltissimo, soprattutto per la sua famiglia, perché so quanto ha sofferto e quanto soffre la mia famiglia. E ne parliamo tra pochissimo, infatti. Pensare a sua moglie, ai suoi figli, è certamente una cosa che mi ha molto addolorato e mi addolora, però sono convinto che riuscirà a superare questo momento difficile. Però purtroppo a Lombardo, che è stato governatore della Sicilia come lo sono stato io, è successo quello che purtroppo è capitato a me, che probabilmente si va a sbattere, come quando uno guida una macchina, io ormai utilizzo questa metafora che è diventata famosa, come quando uno va a sbattere e ha un incidente contro qualcosa, ma ha fatto un incidente anche se non voleva farlo. È successo a me, può succedere a tanti altri. È una terra complicata, difficile, una terra dove tu sei convinto di stare facendo alcune cose perfettamente legali e di stare parlando con le persone perfettamente per bene, e poi si scopre che questa cosa non è. Però è la nostra terra, è come abbiamo detto poco fa, è una terra che ha bisogno di essere amata e ha bisogno di essere servita. A me è capitato questa straordinaria opportunità, che è la cosa più bella che possa capitare a chi fa politica, che è quella di essere eletto dalla sua gente e di poterla servire. Ho tentato di servirla e di amarla con tutto me stesso. Purtroppo, probabilmente, ho commesso qualche errore che non avrei dovuto commettere. Continuo ad amarla, purtroppo non posso più servirla. Era il lontano 11... La data della condanna? No, la data dell'arresto.
dalla data dell'arresto, che è stato, che poi è stata la data della condanna definitiva, è stata il 22 gennaio del 2011. Sono 3 anni e 2 mesi fa. Sono impresse ancora molte le immagini, prima ti sei recato in chiesa, perché sappiamo che sei molto, molto, molto cattolico, dopodiché ti sei avviato verso una caserma dei carabinieri. La caserma più vicina. Qui a Roma. Sì, io ho appena avuto la notizia della sentenza, mi sono recato nella caserma dei carabinieri di Piazza Farnese per dire ai carabinieri che intendevo costituirmi e che mi accompagnassero al carcere di Roma. Non sapevo neanche quale carcere. Il capitano dei carabinieri, che è stato cortesissimo, mi ha spiegato che io ero un cittadino libero e per di più ero un senatore della Repubblica e che lui non aveva nessun mandato di arresto e per cui non poteva procedere ad arrestarmi. Ha dovuto occuparsi, su mia richiesta insistente, di chiamare la Procura di Palermo, la Procura Generale di Palermo, e di era di sabato, quindi hanno dovuto cercare il magistrato di turno della Procura Generale, che ha dovuto che non poteva mettere il mandato di custodia cautelare perché non aveva ancora ricevuto la sentenza dalla parte della Cassazione, quindi il mio avvocato ha dovuto chiamare la Cassazione, che ha spedito alla Procura Generale di Palermo l'estratto della sentenza, e a sua volta la Procura di Palermo ha potuto fare la richiesta di custodia di arresto per me, che è arrivata finalmente alla caserma dei carabinieri di Roma, per cui ero lì da 6-7 ore che aspettavo con ansia di essere potuto portare, che mi accompagnasse al carcere. Finalmente è arrivata, e quando è arrivata il capitano cortesissimo mi ha salutato, e mentre stavo entrando nella macchina dei rossi che erano venuti a prelevarmi e che già erano intorno a me da qualche giorno, evidentemente aspettavano la sentenza per potermi portare in carcere, nonostante il procuratore generale della Cassazione avesse chiesto il giorno prima che io non venisse condannato per il reato di cui all'articolo 7, che è quello di mafia, questi sapevano, erano lì che mi aspettavano. Appena sono uscito dalla caserma dei carabinieri mi ha subito messo le manette, ed è stato un momento drammatico, perché è stato forse il segnale dell'interruzione della mia vita libera, dell'inizio della mia vita in carcere, da detenuto, da prigioniero. Un passaggio straordinariamente drammatico questo. Cioè, una persona super impegnata, rinchiusa in un carcere, insomma. Come si superano questi momenti? Capisco che la domanda è molto... No, è una domanda semplice. È una domanda semplice, ma profonda. È una frase fatta. Ma non è facile superare questo momento. Ci vuole soprattutto molta fede, che è quella che mi ha aiutato. Ho avuto momenti drammatici, i primi giorni in carcere sono stati drammatici, mi sono aggrappato alle cose più semplici, ma che forse erano l'ancoraggio più profondo della mia vita, dell'amore della mia famiglia, della fede. Ricordo che quello che mi diede più forza quando mi ritrovai dentro i primi giorni dentro la cella da solo fu il ripetere a me stesso la preghiera che mi aveva insegnato mio padre e mia madre da bambino, che è angelo custode, angelo Dio che sei il mio custode, illumina, sì, custodisci, regge, governa me, che ti sono stato affidato alla pietà celeste. E quello lo ripetei, e ricordo di averlo ripetuto decine di volte perché mi desse coraggio. Presidente, perdonami, forza. Sì. Si fanno i cattivi pensieri, Presidente, capisci cosa voglio dire? Ma i cattivi pensieri in carcere convivono con i detenuti. Nel mio prossimo libro,
che uscirà a fine marzo, il titolo del Quindi, prossimo fine libro. Fine mese c'è la nuova pubblicazione. Fine mese, primi di aprile, c'è questo mio nuovo libro, che, il cui titolo è Le carezze della nenia, che qui racconta altro anno e mezzo di carcere. Il primo libro, che ho capito tu non hai letto, Il candore delle cornacchie, raccontava il primo anno e mezzo, questo racconta il secondo anno e mezzo. Dico proprio da dove ho preso la forza, da dove ho avuto soprattutto la forza per allontanare le brutte idee che vivono con i detenuti. Io in quel libro dico la morte sorveglia i detenuti, nel senso che molti detenuti che non hanno speranza, perché qui c'è tanta gente che è all'ergastolo, che non hanno l'amore di una famiglia che io invece ho, che non hanno l'amore degli amici che io invece ho, che non hanno la fede che io invece ho, ecco, quando un detenuto manca tutto questo che io invece ho avuto, beh, le tentazioni diventano disperazione. Mentre a me tutto questo diventa motivo di speranza, la mancanza di tutto questo per questi detenuti diventa motivo di disperazione. E la disperazione è l'anticamera di scelte difficili. Io da quando sono qua dentro, in questa Re Bibbia, in questi 3 anni ho dovuto assistere a qualcosa come 13-14 suicidi. Qualcuno nella stanza accanto alla mia, che ho descritto nel mio prossimo libro, che è però un libro in cui racconto quello che succede, ma che continua ad essere un libro di fiducia, di speranza. Le carezze della nenia sono il racconto di questa vita del carcere, della mia vita un po' di politico, di padre di famiglia, di rapporti, e di questa nenia, che è la nenia che mi raccontava, che mi cantava mio padre, i miei nonni quando ero piccolo, che mi accompagna durante i momenti più difficili delle giornate del carcere. Questa nenia che parla di amore, che parla di fiducia, che parla di voler bene, e io la sento cantata da mio padre che non c'è più, la sento cantata da mia madre che è a casa e che sento 2 volte al mese, la canto ai miei figli perché possa tramandarsi questa nenia, la canto alla mia terra perché ha bisogno di essere amata. Ecco, è il motivo conduttore di questo libro, che però spero possa dare a chi ha voglia di conoscermi un'ulteriore possibilità di sapere che cosa sono stato e che cosa sono ancora. Presidente, di smontare quello, certo, che i giornalisti, certo, hanno costruito di me. Io sono stato un politico giornalisticamente modificato in peggio, altri sono modificati in meglio, io sono stato modificato in peggio. Tento, ricostruendo la mia storia, di spiegare quello che sono. Poi magari qualcuno mi crederà, cioè non mi crederanno, io ho il dovere di farlo. Si tocca il cielo con un dito quando il procuratore generale sostiene che Cuffaro può andare ai servizi sociali. Il giorno dopo arriva la mazzata, sì. Il giudice di sorveglianza dice di no. Sì. Ma con una motivazione, Cuffaro non ha collaborato nelle indagini. Quale poteva essere questa collaborazione? Secondo i magistrati avrei potuto facilitare, nel mio processo, dare delle informazioni che io non ho, non potevo dare perché non ho, perché potessero essere coinvolte altre persone, ma nel mio processo sono stati tutti condannati, quindi non so cos'altro avrei potuto dire. Però è una sentenza, le sentenze si possono non condividere, possiamo anche commentarle se vogliamo, però abbiamo il dovere di rispettarle. È stata una sentenza ancora una volta difficile per me da accettare, ma ho avuto la anche forza perché, di accettarla. Perdonami, Presidente, proviene da un procuratore generale, voglio dire, non viene da... Beh, ma la procura non generale... Non è una richiesta del proprio avvocato, ecco. Beh, il mio avvocato aveva fatto anche la stessa richiesta, sì. Però vorrei dire, la procura, paradossalmente, nella mia vicenda giudiziaria, l'accusa è sempre stata quella con me più favorevole. Anche in Cassazione l'accusa aveva chiesto che io non venissi condannato e poi sono stato condannato. Qui aveva dato parere favorevole all'affidamento. Non è stato accettato, però vorrei dire, ho il dovere di continuare a vivere questa mia esperienza, ancorché difficile. Avevo immaginato di poter salutare la mia cella, di poter salutare le cornacchie che sono lì. Se c'è una cosa che non ho mai capito, perché le cornacchie dentro questo carcere, loro che potrebbero scavalcare le mura, volare, andare via, invece restano qua dentro. Questo me lo sono chiesto per tanti anni. Da qualche giorno
li vedo mangiare beate il cibo che vorresti essere sicuramente al loro posto. No, non me lo chiedo più, perché adesso non vanno via, sono diventate parte di questa mia realtà. È una realtà difficile, ma che merita di essere vissuta anche questa. E io lo faccio ringraziando il buon Dio anche di questo. Lo ringrazio e affido alla Sicilia, ai siciliani, alla mia famiglia, agli amici che mi vogliono bene. Lo ringrazio per la vita che mi ha dato, e quando sono un po' più fido credente lo ringrazio anche per questa esperienza che mi sta dando da vivere, seppur difficile, quella il carcere. È pur sempre una stagione della mia vita che ho il dovere di affrontare. Abbiamo concluso, Presidente. Un saluto agli agrigentini, all'intera provincia che comunque ha tanto amato questo Presidente. Nonostante io viva ormai a Palermo da parecchi anni, io credo che resti profondamente nel cuore, nella mente, un agrigentino. Amo questa città, ho persino gioito ieri sera quando ho avuto la notizia che il sindaco di Agrigento, il nostro buon Marco, è il sindaco più apprezzato tra i sindaci siciliani, una cosa che mi fa molto piacere. Marco è un bravo ragazzo. Vivo le cose belle di Agrigento, mi addoloro quando c'è qualche cosa che non va, e devo dire che è una delle cose che mi tiene in vita. Se Agrigento sta contribuendo con le lettere che mi manda, con l'amore che mi vuole a tenermi in vita, io ho il dovere di continuare ad amare questa provincia, e spero un giorno di poterci tornare e continuare ancora ad essere utile. Grazie Presidente, grazie. www.sicilia24h.it, il nuovo quotidiano online. Sicilia24h.it, per comunicare insieme a voi. Now I know you're amazing, 'cause all I need. Con le sue emozionanti e suggestive terrazze sul mare, con i suoi ambienti esclusivi, accoglienti ed eleganti, il Baia d'Ulisse saprà rendere indimenticabili i vostri eventi. Il Baia d'Ulisse Wellness Spa Luxury Hotel è ad Agrigento. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Via Lacco Ameno, San Leone. Da oltre un decennio, Omnia Congress gestisce con successo il settore dell'organizzazione congressuale in ambito medico-sanitario. La cura per i dettagli, la gestione del cliente, le strategie di marketing, dell'immagine, distinguono Omnia Congress per capacità di resa, obiettivi e traguardi. Non a caso è ormai leader del mercato congressuale, con all'attivo oltre 1000 eventi a rilievo regionale e nazionale. Molti sfidano l'impossibile. Noi iniziamo a lavorare solo dopo averlo superato. Ditta Computering. Vendita ed assistenza computer e notebook. Distribuzione ed assistenza software per commercianti, consulenti del lavoro, servizi telematici per l'avvocatura, formazione e gestione magazzino, medici convenzionati, sicurezza informatica. La Ditta Computering, inoltre, è distributore e centro assistenza dei software per la gestione del processo civile telematico. Ditta Computering, via Mazzini 122, Agrigento. Telefono 0922 40 27 97. Piano Gatta, un luogo di pace e quiete a pochi chilometri dalla città. Sono Salvatore Danna, amministratore unico della Europa Costruzioni.
che ha assunto dal Comune di Agrigento la concessione 25enne per la progettazione, la costruzione e la gestione del cimitero di Piano Gatta. Spazi ordinati e accoglienti, igiene e decoro, silenzio e raccoglimento. Siamo a Piano Gatta per discutere, per conoscerci, per farvi visitare il cimitero. Piano Gatta, un luogo di preghiera e di meditazione, un'opera importante per la città e i cittadini. La mia università è la Niccolò Cusano. Università degli studi Niccolò Cusano Telematica. Polo didattico Agrigento. La tua università a portata di mouse. Tre sono i motivi fondamentali per iscriversi all'Uni Cusano. Il metodo di apprendimento nuovo e innovativo che dà la possibilità ai giovani di apprendere con slide, con conferenze in diretta dalla sede di Roma, ma soprattutto scaricando il materiale. La seconda, quello economico, perché si risparmia notevolmente, al posto di frequentare le università tradizionali, si può frequentare da casa. E la terza, di frequentare ad Agrigento, avendo una segreteria a disposizione, e soprattutto gli esami che danno la possibilità di poterli svolgere nella sede di Agrigento di via Mazzini, una sede nuova, innovativa, che dà anche la possibilità ai giovani di venire a scaricare le materie e a frequentare le lezioni. Vi piace tutto questo? Allora scegliete fra tutte la facoltà che vi affascina di più. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze della formazione, psicologia, ingegneria. L'Uni Cusano è quindi un'università creata pensando alle esigenze degli studenti. La Uni Cusano rilascia titoli legalmente riconosciuti ai fini dei concorsi pubblici ed iscrizione agli albi professionali. Università degli studi Niccolò Cusano, Polo didattico Agrigento, in via Mazzini 82, telefono 0922 60 49 63. Carrozzeria Schembri, centro revisioni auto, motoape, quad, gestione pratiche assicurative, soccorso stradale, auto sostitutiva, ricarica aria condizionata e noleggio auto. Carrozzeria Schembri, strada statale 115, Real Monte, telefono 0922 81 63 48. Carrozzeria Schembri, affida la tua auto a mani sicure. The summer wind came blowing in Monte Napoleone. From across the sea. I migliori marchi della moda ad Agrigento. Tutti da indossare. Touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Al Viale della Vittoria ad Agrigento, Monte Napoleone. And the summer wind. Like painted kites.